E torniamo in diretta, sono le 8 e 12 minuti di lunedì 6 marzo 2023. È arrivato il nostro spazio dedicato all'approfondimento e diamo il benvenuto a Marco De Giorgi, che è consigliere della Presidenza del Consiglio, oggi qui a Bari, diciamo pugliese, quindi in realtà è un ritorno in Puglia, anche se poi in realtà per motivi di lavoro chiaramente è sempre a Roma, immagino. A Roma, comunque, certo. Presso la Presidenza del Consiglio, ma oggi a Bari, perché state presentando con ANCI una serie di progetti, presentando anche questo libro che è Governare l'incertezza, percorsi di innovazione sociale, eccolo qui, ce l'abbiamo, per nuovi partenariati pubblico-privato, tra l'altro con la prefazione di Antonio De Caro, presidente ANCI per l'appunto, ma anche sindaco di Bari, ed è l'occasione un po' per parlare proprio di questi progetti che girano tutti attorno a questa incertezza. Come si governa l'incertezza? Perché poi oggi di incertezza ne stiamo parlando ogni giorno. La guerra, i flussi migratori. Purtroppo ogni mattina ci sono dei motivi che ci fanno... Le bollette, abbiamo parlato del costo delle bollette, dell'energia. Come si governa l'incertezza? E di questo parleremo proprio stamattina con De Caro, con Salvemini e con tanti sindaci italiani, perché purtroppo la vita quotidiana è segnata oggi dall'incertezza. Incertezza, l'hai detto tu prima, per il Covid, poi per la guerra, adesso per questi forti impatti dei flussi migratori, abbiamo visto la strage di Cutro. Io per tanti anni mi sono occupato di politiche giovanili e ci tengo particolarmente a fare questo intervento nel sud, nel mezzogiorno, perché seguo da vicino la vita di tante associazioni e organizzazioni giovanili, no? Diciamo che oggi i giovani vivono un po' con una bussola smagnetizzata, fanno fatica a progettare il loro futuro. Che come progetti il futuro se e non ti puoi muovere per il Covid che serve il passi, non si può andare all'estero e c'è la minaccia della guerra e c'è una precarietà diffusa fra le categorie più giovani. Allora la sfida della classe politica oggi è cercare di garantire un governo locale che tenga conto dell'incertezza e di come si gestisce l'emergenza, di come si fa analisi dei rischi e così via. Tra l'altro un problema che si sente particolarmente al sud, se ne discute molto, adesso non entriamo troppo nello specifico della discussione politica di questi giorni, perché però è un tema sicuramente, cioè il fatto che poi per il sud, cioè, automaticamente quando si parla poi dell'autonomia differenziata si dice ma le opportunità soprattutto per i giovani che hanno difficoltà già a trovare lavoro qui al sud diventa anche più complicata, amplificata, certo. Poi ripeto, a prescindere poi da quella che è la discussione politica, che non è l'oggetto oggi della nostra discussione, però pensare proprio alle difficoltà che hanno un ragazzo, che ha un ragazzo del sud, sono tangibili, e noi sono siamo stati rispetto, ragazzi del sud, certo. Quindi l'abbiamo toccato con mano. Io ho vissuto nel Salento e quindi so che vuol dire, cioè quando c'è una crisi, la crisi impatta su tutti, però diciamo sulle fasce più vulnerabili che sono già in difficoltà gli effetti della crisi sono amplificati, no? Lo sostiene un premio Nobel, Stiglitz, quando c'è un momento di crisi ne soffrono tutti, però le classi che sono più svantaggiate, che soffrono già di una arretratezza, hanno degli effetti amplificati. Ecco. In particolare ci sono alcuni progetti che state presentando e che presenterete oggi, sono 20 in totale in tutta Italia, uno riguarda il quartiere Libertà, tra l'altro oggi il quartiere Libertà vive una giornata particolarmente intensa perché ci sarà il sopralluogo anche di Antonio De Caro alla manifattura tabacchi, l'ex manifattura tabacchi, dove ci sono i lavori, c'è il cantiere per realizzare la sede del CNR, a proposito di opportunità per i giovani, proprio per i quartieri, e sono progetti legati proprio a queste zone dove si creano anche delle fasce di marginalità, dove sì, è necessario un intervento sociale. In Puglia sono due in particolare progetti, uno riguarda Lecce, proprio uno riguarda invece Bari, il quartiere Libertà. In che cosa consistono? Il quartiere Libertà qui a Bari è famoso da tempo per essere una zona ad alta criticità sociale, no? È caratterizzato dall'alto da grandi problematiche sociali, devianza giovanile, rischio di esclusione sociale, però è anche un quartiere pieno di risorse da valorizzare. E noi appunto con questo progetto creiamo una cooperazione pubblico-privato per cui queste risorse, che sono la diversità etnica, culturale, il fatto che esistono dei buoni presidi sociali, il fatto che ci siano dei buoni già programmi di formazione popolare, oggi il sindaco De Caro sarà proprio lì, possono essere una risorsa da valorizzare. Il progetto tende a creare, a rilanciare un hub, una comunità che ruota attorno a Spazio 13, che è uno spazio molto famoso nella città di Bari, dove si cercheranno di mettere in piedi di programmi di formazione per i ragazzi, progetti di capacità imprenditoriale, di imprenditorialità giovanile per salvare i ragazzi dalla devianza sociale.
sociale, e devo dire che questi progetti sono utili e sono nuovi e sono innovativi, perché sperimentano nuove forme di cooperazione fra pubblico e privato. Si prevede addirittura la creazione di un SIB, Social Impact Bond, dopo questa sperimentazione, in cui ci avremo proprio degli investitori privati che sono pronti a scommettere sui risultati di questi programmi di intervento. Tra l'altro noi a Spazio 13 ci siamo stati tante volte, abbiamo raccontato anche alcune delle attività che ci sono all'interno. Ovviamente devo dire, quella che mi ha colpito di più è stata quella legata alla musica, perché ci sono una serie di artisti, sì, baresi, che in qualche modo hanno deciso di utilizzare quello spazio proprio, certo, per dare la possibilità anche ai giovani di approcciarsi al mondo della musica. Quindi ci sono dei noti rapper anche baresi che in qualche modo si sono alternati e diventano poi dei coach veri e propri, e sappiamo che questa è una grande possibilità, perché poi quando vediamo tanti giovani cantanti emergenti, sì, che vanno a Sanremo, che vanno ad Amici, che vanno nelle varie, sì, trasmissioni televisive, poi magari devono avere degli incubatori dove qui abbiano la possibilità anche di sviluppare quel tipo di possibilità. E l'idea credo che un po' sia questa, cioè riuscire a tirar fuori quei talenti che alla fine all'interno di una periferia, perché lo ricordiamo, il quartiere Libertà vive questa sua situazione un po' particolare, perché è una periferia in centro, che immagino sia una situazione, sì, in cui ti ritrovi poi a confrontarti in tante città italiane dove, per carità, ognuna con le sue differenze, ci sono temi di questo tipo. Ricordiamo i numeri per intervenire in diretta: 080 501 4668 per le chiamate, 080 501 9998 per i vostri messaggi. Oggi con noi Marco De Giorgi, che è consigliere alla presidenza del Consiglio. Dicevamo prima, stavi parlando di questo connubio che ci deve essere un po' pubblico e privato, perché oggi c'è sempre questo rapporto che, per carità, a volte ha dei risultati positivi, a volte invece purtroppo non sono positivi. E quindi che cosa state dicendo in buona sostanza? Che forse bisogna provare anche a cambiare l'approccio anche a queste collaborazioni tra pubblico e privati, pubblico e privato, perché il sociale può effettivamente avere anche dei risvolti molto molto positivi se praticato bene. Sì, nel libro proponiamo proprio questo, li chiamiamo modelli di innovazione sociale, no? Però l'innovazione sociale è un po' tutto, diciamo, può essere tutto e può essere niente. Il professore Calderini, che ha fatto l'introduzione al libro, dice c'è il rischio di social wash, cioè che si parli poi di impatti sociali, sì, dovunque. Ma qual è la caratteristica di tutti i progetti che sono stati finanziati con questo fondo di innovazione sociale, quindi anche Officine Mezzogiorno a Lecce, di cui oggi parlerà il sindaco Salvemini, il sindaco di Lecce, il progetto... l'ex officine delle ferrovie sud-est, gli ex depositi proprio delle ferrovie sud-est. Cosa hanno in comune? Che si sperimentano nuove forme di cooperazione pubblico-privato, però tutto è basato sulla misurazione e sulla valutazione dei risultati. Per esempio a Lecce sperimenteremo il SINC, si chiama Social Incentive, per cui il pubblico, quindi regione, comune di Lecce, garantiscono un sistema di incentivi che sia collegato al raggiungimento dei risultati. Allora c'è un rapporto di fiducia. Che vuol dire i risultati? Giusto per toccare con mano, cioè quale può essere in questo hub leccese, che avremo appunto in Officine Mezzogiorno, si faranno percorsi di formazione professionale e di reintroduzione al mercato lavoro. Quindi sarà il numero di ragazzi, non che fanno i corsi, il numero di ragazzi che troveranno lavoro da qui a 3 anni, il numero di inserimenti lavorativi, il numero di soluzioni abitative. Allora ecco che il pubblico, e io mi occupo della pubblica amministrazione, quindi vedo bene il punto di vista dell'istituzione pubblica, paga e garantisce un sistema di incentivi solo se quei risultati sono raggiunti, solo se c'è un valutatore indipendente che certifica il raggiungimento di quei risultati. Gli investitori hanno fiducia, privati, dell'operatore privato, che nel caso del progetto di Lecce è Italia Camp SRL, quindi investono in questi programmi perché sanno che l'operatore ce la farà, e su questo trovano un margine di rendimento che è finanziato dal risparmio della spesa pubblica, perché anche l'ente pubblico, può accadere che altri operatori riescano a raggiungere i risultati. È una visione molto diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere, legata molto al no profit, quindi alle associazioni no profit. Cambia proprio il punto di vista del terzo settore, che finalmente abbandona, come dire, la logica charity. Noi abbiamo un terzo settore vivissimo anche in Puglia, di ONG, associazioni, fondazioni, che però sono abituate, come dire, a vivere su una logica del sovvenzionamento pubblico. Appena finisce il sovvenzionamento, l'associazione cade. Invece no, ora con questi modelli di innovazione sociale che noi proponiamo,
il terzo settore fa un salto di maturità organizzativa e impara a intrecciare i temi della sostenibilità economica con quelli della sostenibilità sociale, quindi propone progetti che siano economicamente sostenibili, che possano vivere con le loro gambe dopo la prima fase, come dire, di aiuto pubblico. Lo abbiamo detto che poi in questa cosa qui poi ritorna anche importante la presenza poi del soggetto pubblico, perché c'è un problema grosso e il problema c'è anche se si cambiano i modelli, però resta, cioè il fatto che il pubblico spesso sia molto lento, non me ne volere perché ovviamente io sono del sud, quindi diciamo non mi offendo, però c'è questa difficoltà, ne parliamo tra pochissimo, prima una telefonata. Buongiorno. Buongiorno Roberto, buongiorno al tuo ospite. Buongiorno Mimolo Iacono, buongiorno. Allora, due secondi oggi, ma voglio fare un po', me la voglio godere. Vai. Allora, quando si parla di inclusione, io faccio l'esempio dell'edilizia popolare. Sì. Quando a Bari negli anni 60-70 venne creata il CEP, ovviamente vennero allocati lì le classi sociali meno abbienti, questo creò una ghettizzazione. Lo diciamo a beneficio del nostro ospite, parliamo del quartiere San Paolo, sì. Insomma, il quartiere San Paolo c'era un centro di edilizia popolare. Poi lentamente, per fortuna, il quartiere, ma molto lentamente, si è qualificato. Poi è cambiato il paradigma dell'edilizia popolare, quindi non si costruivano più dei centri allargati, ma venivano dislocati nei vari quartieri, in questo includendo l'inclusione anche delle classi meno abbienti. Allora, il quartiere Libertà io ormai lo considero un enclave barra ghetto, purtroppo, dove tante comunità diverse si sono insediate per diversi motivi. Quindi volevo chiedere, il paradigma di dover concentrare necessariamente tutte una serie di situazioni in un'unica area piuttosto che dislocarle in aree più ampie, in maniera tale da consentire l'integrazione di queste, diciamo, di queste risorse che oggettivamente arrivano e hanno bisogno di essere aiutate, giustamente, di essere sostenute. Poi, mi sembra di capire che il discorso è un po' che ci sono tante periferie, poi è anche quello il punto. Sì, esatto. E poi l'ultima mia esperienza personale, quando si dà, diceva un vecchio proverbio, quando un uomo ha fame non dà lì un pesce, insegna a pescare. Purtroppo a volte il sostegno pubblico, quando si limita alla fase di start-up delle aziende o delle iniziative, poi però purtroppo queste iniziative si perdono. Quindi secondo me c'è un problema di fondo, di base, che è la valutazione di queste iniziative, che molto spesso, e non parlo solo di iniziative sociali, ma anche di iniziative economiche, imprenditoriali, una volta che si sono giocati il bonus del contributo, piuttosto che dell'aiuto, anche della spinta di notorietà, si perdono. Quindi probabilmente chiedo se non ci sia un problema di fondo, che è quella della valutazione di queste iniziative per rendere sostenibili nel tempo anche dopo che è finito il contributo pubblico. Sì, ciao. Grazie Mimmo. Soprattutto questo è un tema che un po' avevamo sentito anche dalle tue parole proprio prima, perché la il tema è proprio quello, cioè rendere tutto appetibile per un privato, e alla fine il sostegno del pubblico ci deve essere, però in realtà deve essere un settore, il sociale deve diventare veramente appetibile anche per il privato stesso. Sì, diciamo che è un accompagnamento pubblico. Io lo dicevo prima, spesso abbiamo bellissimi progetti che durano 2 anni, 3 anni e poi dopo li vediamo perdere, no? Perché vivono solo sull'aiuto pubblico. Nei modelli di innovazione che noi proponiamo invece l'obiettivo è incrociare la sostenibilità sociale con quella economica, quindi garantire anche un sistema di entrate per cui queste ONG, queste fondazioni, questi operatori privati che sono coinvolti nei programmi di social innovation riescano a garantirsi anche le entrate. Spazio 13, per esempio, avrà anche delle revenues che vengono dagli abbonamenti del coworking, da alcune piccole entrate che gli enti sono spinti a procurarsi proprio per garantire che poi il progetto possa vivere dopo la sperimentazione con le proprie gambe. Il primo punto, e sottolineava lo Iacono, che ringrazio, è quello appunto del quartiere ghetto, no? Sì. E lui ha ragione, nei quartieri popolari siamo andati in direzione opposta, noi non vogliamo concentrare i problemi e le criticità sociali solo su un dato territorio, ma il progetto Quartiere Libertà, per la piega che sta prendendo, va in direzione opposta, quindi in questo senso mi sento di rassicurarlo, abbiamo un vastissimo partenariato, c'è l'università, il Politecnico di Bari, altre ONG, associazioni di altre parti del territorio, ma anche di altre città, per cui il quartiere
libertà diventa, come dire, un ponte verso il mezzogiorno, verso altre parti del paese, e quindi si tratta appunto di non concentrare tutti gli sforzi lì, ma di creare partenariati con altri progetti importanti del territorio. Eh sì, poi alla fine sono i territori che diventano appetibili, sì, anche per chi ci vuole venire a investire, perché poi in buona, esatto, sostanza è anche quello deve essere il punto. Lo dicevamo prima che poi comunque l'intervento del pubblico in qualche modo avviene, però poi c'è un altro problema grosso che rimane in tutte quante le fasi, cioè il fatto che spesso la lentezza, la burocrazia, tanti aspetti che rendono difficili poi la realizzazione di queste esperienze. Mi viene in mente un esempio, quello proprio di una notizia di questa mattina, di una ragazza che aveva creato questo piccolo progetto per una pasticceria in casa, ne abbiamo parlato per alcuni mesi, un progetto bellissimo, sì. Poi purtroppo ieri ci arriva la notizia, un suo post in cui dice: non ce la faccio perché purtroppo ci sono molte difficoltà, tante regole, e alla fine dopo 6 mesi devo purtroppo abbandonare quest'idea. Che poi, per carità, lo andiamo a vedere su temi sociali, quindi si incrociano in qualche modo, anche se non direttamente, però poi il problema serio diventa quello anche della pubblica amministrazione. Questo è il tema grandissimo, non lo possiamo trattare ora in chiusura, di riforma della pubblica amministrazione, no? Anche i giovani, le start-up giovanili poi poco dopo si scontrano col muro, col cemento armato della burocrazia e si devono districare fra tantissime regole. Allora qui la sfida è la semplificazione, cioè dobbiamo chiedere più flessibilità alla pubblica amministrazione, e spero che il ministro nuovo Zangrillo vada in questa direzione, perché purtroppo è un costo proprio alto quello che facciamo pagare ai giovani del sud quando devono avere a che fare con regole così complesse. Quindi bisogna andare nell'ottica della semplificazione delle attività, e che funzionano gli sportelli unici per le attività produttive, e richiedere più flessibilità al sistema amministrativo, che qualche volta è troppo rigido. Anche nei modelli di cooperazione pubblico-privato di cui io parlo nel libro, purtroppo serve anche una classe dirigente all'altezza di questa sfida, servono dirigenti pubblici capaci di parlare con le banche, con gli investitori, e spesso questi non hanno una formazione in questo senso, quindi serve anche una pubblica amministrazione coraggiosa. Lo ricordiamo il libro, Governare l'incertezza, percorsi di innovazione sociale per nuovi partenariati pubblico-privato, scritto da Marco De Giorgio e Aurelio Lupo, edito da Franco Angeli Editore, soprattutto prefazione di Antonio De Caro. Molto brevemente, perché siamo in chiusura, immagino che nella prefazione il sindaco di Bari, presidente Anci, abbia messo anche un po' di quella che è la sua esperienza poi da amministratore. Qual è stato lo spunto che è arrivato proprio dall'esperienza di un sindaco? È molto importante, perché in realtà capiamo che le riforme non vengono da Roma e dal governo centrale, no? Serve di favorire, e questi progetti di cui ho parlato lo fanno, processi bottom up, di spinte che partono dal territorio, e quindi il ruolo dei territori, benché viviamo nell'epoca di internet e della globalizzazione, le forze più autentiche e più vigorose vengono proprio dal territorio e dalle esperienze locali. Grazie a Marco De Giorgi, consigliere presso la Presidenza del Consiglio, per essere stato qui con noi. Grazie a voi. E noi invece diamo la linea al nostro GR Giuseppe Bellino per le notizie.